Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il Bianco e Rosso TV Sport. Oggi in edizione allungata, infatti da oggi sperimentiamo un nuovo format di un'ora durante il quale ci collegheremo puntualmente con lo Stadio San Nicola, con l'antistadio, per farvi vivere ancora più da vicino l'attesa della gara del Bari. È chiaro che non iniziamo in una settimana particolarmente felice perché abbiamo ancora addosso le scorie della sconfitta in attesa contro la Viterbese, però è giusto essere a maggior ragione accanto alla squadra nel momento del bisogno. Ne parleremo con i miei due ospiti. Lui è un sostenitore del TB Sport, appassionato di calcio, anche un passato da calciatore. È il dottor Pasquale Bianco, direttore commerciale di Caffè Creme, che è uno dei nostri Buongiorno, sponsor. Benvenuto. Ci parlerà buongiorno. soprattutto di una bella iniziativa perché, insomma, a volte gli incroci sono molto suggestivi, si parla di Academy per quel che riguarda il settore giovanile del Bari, ma si parla di Academy anche per saper fare il caffè. Certo, perché è importante che questo mestiere così apprezzato da tutti possa continuare a crescere attraverso le novità e la cultura che il mondo dell'espresso può riservare. Poi ne parliamo dell'Academy di Caffè Creme perché è un'iniziativa davvero molto, molto particolare. La parte più tecnica invece oggi l'affidiamo perché molti si chiedono quali siano le responsabilità di Cornacchini in questa sconfitta. Il vostro mestiere, quando si perde, sono gli allenatori che finiscono sul banco degli imputati. Ne parleremo con Carlo Praier. Ciao Carlo e ben ritrovato. Grazie. E noi sperimentiamo subito il nostro format perché nei pressi dell'antistadio, credo che sia nella piazzola davanti all'antistadio, c'è per noi Cristian Siciliani. Ciao Cristian, buon pomeriggio. Sì, ciao Enzo, buon pomeriggio. Dotato anche di ombrello perché ha iniziato a piovere. Mi trovo esattamente all'esterno della porta numero 1 dello stadio San Nicola. E allora tra poco torneremo da te perché ci darai le ultimissime. Il Bari si allena più tardi, ti coinvolgo subito. Quali sono gli appuntamenti di oggi? Il Bari a che ora inizia ad allenarsi? E ti chiedo subito se gli ultimi arrivati sono già del gruppo o arriveranno più tardi. Allora, alle 15:30 Enzo è previsto l'arrivo dello staff e dei calciatori. Alle 17 invece ci sarà la ripresa degli allenamenti al campetto dell'antistadio. Non dovrebbero esserci però gli ultimi due arrivi, Bianco e Awa, che si aggregheranno solo da domani al gruppo biancorosso. E allora tra poco torniamo da te, Bianco peraltro un caso di omonimia, guarda caso con l'ospite, non avevamo Sicuramente organizzato sta cosa, insomma, infatti. sarà forte sicuramente. Sarà forte sicuramente. Ti chiedo cosa possono aggiungere questi due giocatori per caratteristiche e l'organico già abbondante a disposizione di Cornacchini. Sicuramente è un segnale della società quello di aver individuato in un particolare ruolo del campo un problema per il Bari. Quindi il Bari domenica l'abbiamo visto avere dei problemi a centrocampo per quanto riguarda la realizzazione delle assist importanti a favore degli attaccanti e nella fase di contenimento. Ora ha preso due giocatori di diversa età, giovane Awa che comunque si è fatto apprezzare nel recente passato anche vincendo un titolo primavera con l'Inter. E poi Bianco, che è un cavallo di ritorno a Bari, ma ha fatto molto bene a Perugia ed è un giocatore, dal mio punto di vista, molto intelligente nella gestione del pallone e negli smarcamenti, sempre in appoggio ai compagni in difficoltà, e poi sa smistare bene la palla con precisione. Classico giocatore magari poco appariscente ma utile. C'è una telefonata, credo 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica. Pronto? Buon pomeriggio, Enzo, sono Daniele. Ciao Daniele, ciao. Enzo, io mi ricordo sempre le tue parole giuste, divine, quando in passato parlavi della spina dorsale della squadra del Bari. Io volevo fare appunto una domanda a voi, in particolare anche all'allenatore Praier. Oggi, visto i frequenti cambi di mobili, quali sono i giocatori che formano una spina dorsale del Bari? Grazie. È una domanda pertinente e importante. La spina dorsale di una squadra è da sempre, storicamente, quella formata dal portiere, da uno dei due difensori centrali in una linea 4, una linea 3, quello che magari certe volte può fare anche da regista difensivo,
un mediano, un centrocampista, che può essere un regista o un centrocampista di contenimento e salvaguardia della linea di difesa, e un attaccante di grido. In questo momento il Bari ha fatto già una scelta giudiziosa nel mettere dentro un centrocampista tra i due o tutti e due. Vedremo Cornacchini cosa intende fare. Ha Antenucci davanti, che è un bomber conclamato, un portiere che dovrebbe farsi rispettare e confermare le attese positive che Frattali, e Di Cesare che è il capitano che dovrebbe guidare la linea di difesa. Quindi da questo punto di vista dell'ossatura della spina dorsale ci siamo, poi dipende dai meccanismi. Allora, più tardi con Cristian ci sarà anche Kupic, che è uno dei calciatori del Bari, peraltro un po', come dire, per certi versi anche oggetto di riflessioni, il fatto che Cornacchini l'abbia schierato, lui che è un esterno offensivo, da laterale destro, quindi da difensore. Ma ne parleremo anche con lui. La partita l'ha vista, certo, che idea si è fatto della partita dell'altro giorno del Bari? Io sono un tifoso forse un po' anomalo, nel senso che non mi preoccupa questa sconfitta più di tanto. Nel senso che in questa fase di preparazione comunque e quindi di acquisizione di tutti gli schemi di gioco con giocatori nuovi, dobbiamo dare anche un attimino un tempo congruo per poter assimilare. Quelle questi di ieri credo che sono 20 i volti nuovi del Bari in questa squadra. Quindi comprendiamo bene che anche squadre blasonate di Serie A fanno fatica in queste prime partite a svolgere misure, e prendere le misure di quelle che sono i dati ricevuti in allenamento. Quindi io sono molto fiducioso perché la squadra ha dei nomi importanti, il nostro allenatore ci ha portato in Serie D e sono convinto che ci porta anche in Serie B. Ecco. Insomma, bevuto suo caffè amaro, bisogna andare avanti. Sì, assolutamente, non bisogna demoralizzarsi. Allora, a proposito di sponsor della nostra trasmissione, vi anticipo che dal 6 al 12 di settembre, quindi da venerdì a giovedì prossimo, saremo ad Autoclub in diretta e la trasmissione diventa serale in quel periodo. Per una settimana diventerà un vero e proprio talk show di un'ora con giocatori del Bari, con presenza di pubblico. Insomma, sarà una trasmissione speciale con Autoclub, che ha una serie di iniziative in cantiere per i prossimi giorni. Ne ha parlato Barbara Cirillo con Miriam Loiacono, l'amministratore delegato di Autoclub Group. Sentiamo tutte le iniziative, poi andiamo in pausa pubblicitaria e poi torniamo in studio. Autoclub Show, una vera e propria festa dell'auto dal 6 al 12 qui ad Autoclub Bari. Che cosa succederà? Tante cose che riguardano la cultura del movimento e anche l'intrattenimento. Era un vecchio progetto che veramente coltivavo da tanto tempo e finalmente siamo riusciti ad arrivare al numero uno, anzi il numero zero. Io spero che ci sia poi un seguito, dipenderà tutto dalla risposta del pubblico, ma veramente abbiamo messo tanto in questo progetto. Ci sarà il parco scuola per l'educazione stradale dedicato ai più piccoli, un torneo di videogame per gli adolescenti, corsi di guida sicura e momenti dedicati alla sicurezza, un convegno, una mostra sull'auto per gli adulti, anche il simulatore della Ferrari e naturalmente vari momenti legati al food e alla possibilità anche di un intrattenimento serale, perché ci saranno qui appunto le trasmissioni del talk show TB Sport e quindi insomma un altro momento di intrattenimento per i clienti e gli ospiti che verranno a visitare la nostra fiera. Una festa dunque aperta a tutta la città? Assolutamente, ingresso gratuito, funzionerà la mattina e il pomeriggio ci sarà il pieno di tutte le attività perché naturalmente riteniamo che i bambini e i ragazzi possano partecipare più facilmente il pomeriggio e poi ci saranno dei momenti esclusivamente commerciali anche molto accattivanti come l'asta dell'usato. Ci saranno 4 appuntamenti in cui un vero banditore metterà all'asta delle occasioni. Questi incontri avverranno il sabato e la domenica. Comunque tutti questi appuntamenti sono presenti sul nostro sito autoclubshow.it, perché la manifestazione è talmente ricca e corposa che naturalmente consigliamo a tutti di dare un'occhiata sul sito e di seguire i nostri appuntamenti.
Caffè Crème è l'esperienza sensoriale che aspettavi. Caffè Crème Academy è accademia del gusto per appassionati, cultori, professionisti. Formazione certificata della prestigiosa tradizione del miglior espresso italiano e non solo. Non chiamarla solo Academy, è Caffè Crème. Caffè Crème Academy è in via dei Bucaneve M3 a Modugno Bari. www.caffecreme.it. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Devi avviare un nuovo cantiere? Devi far fronte a situazioni impreviste? Hai mai pensato di noleggiare per avere macchinari sempre all'avanguardia? Ora puoi, e per quanto vuoi, per un giorno, per una settimana, per un mese. La SG Service Sud è leader nel settore edile, stradale e movimento terra, concessionaria dei marchi Takeuchi, Dieci, Mosa, Compeir, Atlas, Simex. Offre servizio di assistenza e ricambi. Scopri di più, vieni a trovarci a Modugno Bari oppure contattaci allo 080 537 5521 o visita il nostro sito www.sgservicesud.it. Pensa Hybrid, guida Suzuki. L'ibrido del futuro è già qui. Tecnologia Suzuki Hybrid a 13.600 euro con tutto di serie. Solo da Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki Car Service Bari, nel cuore di Bari. City Moda è presente a Modugno e presso il parco commerciale Barimax. 12 ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Giocare, imparare, sperimentare, guidare, mangiare, bere, divertirsi e approfittare di offerte irripetibili su tutto il nostro parco auto. Ti aspettiamo al Moving Center di Bari in via Napoli 364, dal 6 al 12 settembre. www.autoclubshow.it. Eccoci insieme, secondo segmento del Biancherosso TV Sport col tecnico Carlo Praier, con il signor Caffè Crème, posso chiamarlo così, insomma, Pasquale Bianco. A volte mi chiamano. È così, sì. È così, infatti. Peraltro punti vendita, torrefazione, insomma, un'azienda sì. Completa e moderna, insomma. Sì, molto... sì, abbiamo un point sulla zona di Poggiofranco, che è un nostro laboratorio per creare, sperimentare e poi un punto di divulgare ai nostri clienti, a chi diventeranno, delle situazioni positive per loro, anche perché ci vuole sempre innovazione. Come una volta ci collegammo con voi durante il ritiro del Bari, mi incuriosì sì. Proprio sentire, credo, una delle sue figlie, se non sì, sbaglio, che parlava figlia, davvero con la saccenza della cultrice del caffè. Sì, molto sì, interessante. Sì, beh, il caffè si beve, invece non sai cosa c'è dietro, insomma. Poi lì abbiamo anche un livello, perché mia figlia è trainer certificata SCA, che è un ente di certificazione a livello mondiale, e quindi ha presentato in quell'occasione un prodotto nuovo che stiamo lanciando sul mercato, che sono gli specialty, che sono dei caffè particolarissimi. Che più strano? Il Red Lion, che diciamo ha sentori di fragola, frutti di bosco, senza essere stati aggiunti, proprio nella natura del chicco di caffè, eccellente.
Torniamo da Cristian Siciliani, al quale offriremo volentieri un buon caffè, visto che insomma fino a poco fa era sotto la pioggia, l'orario peraltro è quello giusto insomma, per sorseggiare un buon caffè. Cristian, torniamo da te. Allora, innanzitutto ti chiedo se c'è gente nei pressi dello stadio, dell'antistadio, qualcuno magari pensava che l'allenamento fosse con un po' d'anticipo. Poi ti chiedo, questi due nuovi che tabella di marcia hanno? Sono arrivati, sono già in condizione? Che notizie hai a proposito di Awa e di Bianco? Allora Enzo, possiamo dire che in questo momento non ci sono tifosi biancorossi, però magari alcuni si affacceranno poi al campetto dell'antistadio per assistere appunto alla ripresa degli allenamenti. Dobbiamo aggiungere che prima ovviamente della ripresa ci sarà un primo confronto, un primo colloquio tra Cornacchini e la squadra, ovviamente si analizzerà quello che è stato il KO contro la Viterbese, ci sarà anche una fase video e poi si scenderà sul campo per la ripresa degli allenamenti in vista della partita contro il Rieti di domenica alle 15, però si farà sentire anche la società biancorossa, lo farà con il club manager Matteo Scala che richiamerà un po' tutti alle loro responsabilità. La società biancorossa ha investito tanto e dunque pretende subito un'immediata reazione da parte del gruppo. Questo è quello che avverrà prima della seduta pomeridiana. Per quanto riguarda i due calciatori, dovrebbero essere arrivati in città, quindi sosterranno poi quelle che saranno le visite mediche con la società biancorossa e poi da domani svolgeranno il loro primo allenamento e saranno a tutti gli effetti a disposizione di mister Cornacchini. Bene Cristian, tra poco torniamo da te. Prima che lo facciano all'interno delle sacre mura di uno spogliatoio, secondo te Carlo, dal punto di vista del tecnico, cos'è che non ha funzionato l'altro giorno nel Bari, nella gara persa contro la Viterbese? Io credo che Cornacchini farà buon uso dei video. Farò vedere quello che a me è parso di vedere anche dagli spalti del San Nicola. Cioè ci sono delle cose che prescindono dall'allenatore, secondo me. Arrivare in Serie C nei professionisti sono concetti acquisiti, conoscenze da cui certi giocatori sono anche importanti, la società ha fatto gli investimenti, non si può prescindere. Io penso sempre al secondo gol. Ma un po' tutti e tre, ma il secondo palla scoperta, palla aperta, nessuno che fa pressione, non credo che Cornacchini non faccia uso tendenzialmente di una certa volontà di aggressione alla palla per contenderla e acquisirla quanto prima, quando è in possesso. Qualcuno ha accusato Cornacchini di aver cambiato troppe volte il modulo in partita. Nella fattispecie sono azioni isolate, cioè io parlo del saper difendere, ecco. Costa è un giocatore interessantissimo come in fase di proiezione offensiva. Tra il primo e il terzo gol e il secondo avrei tante cose da dire. Il primo gol, una diagonale, la famosa diagonale in avanti su palla dal fondo, da cui non si può prescindere, si insegna anche con i piccoli, no? Non puoi fare Enzo, la diagonale è cercare di... Facciamo così però Carlo, di queste cose ne parliamo tra poco, perché sarebbe giusto farlo con l'ausilio delle immagini. Questo gol ad esempio, dai, il secondo. Ecco, questo gol è palla aperta. Cosa vuol dire palla aperta? Palla scoperta, cioè nel senso che nessuno è di fronte a colui il quale sta calciando. Allora la linea di difesa si deve compattare, deve essere allineata, salire compatta e lasciare, se possibile, gli attaccanti in una posizione offside, facendolo con sincronismo. Si può anche spezzare la linea di difesa, ormai lo si vede con tante squadre, ma questo dal momento in cui uno dei difensori si alza a contendere il pallone o a impedire che il pallone venga calciato con una visione libera, una proiezione visiva libera. Questo non è accaduto, mi chiedo, sono conoscenze di reparto? Certo, ma sono conoscenze anche individuali. Prendiamo una telefonata, pronto? Buonasera a voi, Nicola Berardi. Ecco, ciao Nicola, ciao. Da tanto ciao. Che non ci vediamo. Ciao. Al Mr. Trier e al signore del ospite, sì, da te. Sì. Ascolta, Enzo, due precisazioni. Chiedo a Mr. Trier se nelle mie conoscenze calcistiche sbaglio, quando c'è un tecnico guarda la squadra avversaria, e questo adesso mi riferisco per la squadra di Rieti, sappiamo che la squadra usa un modulo. Quanto è giusto usare lo stesso modulo speculare? Mi spiego meglio: se noi facciamo il 4-3-3 e abbiamo 3-5-2 in
della squadra avversaria. Sappiamo da sempre che soffriamo a centrocampo, che non abbiamo i giocatori adatti per contrastare il modulo del 3-5-2. L'altra precisazione, e questo volevo la risposta da Mister Prager, l'altra considerazione che voglio fare, e non voglio tornare sempre sul discorso degli arbitri, la squadra avversaria della squadra della settimana scorsa, non mi viene manco la Viterbese, sì, la Viterbese, dai. Però velocissimo, Nicola, perché altrimenti siamo 10 minuti a telefono. No. Doveva già dal primo tempo avere minimo un giocatore, due giocatori fuori dal campo per i fallacci che hanno fatto. Però questa è una considerazione mia. Adesso il Mister non ha più scusanti, gli hanno grazie, dato gli grazie, altri grazie giocatori. Nicola, andiamo sulla prima, giusto giocare in modo speculare, non speculare. Allora, in modo speculare, spieghiamo ancora una volta, vuol dire giocare a specchio. Giocare a specchio vuol dire contendersi con duelli quasi individuali, quasi uno contro uno, spesso lo fa Gasperini, che si posiziona quasi a specchio con gli avversari. E c'è una marcatura uomo quasi naturale, un uomo nella sì. zona quasi naturale. Il Bari è partito in inferiorità di gioco sugli esterni, perché ha giocato con il rombo e loro giocavano molto sull'ampiezza, 5-3-2, quindi se non scivoli bene con il rombo, quando non sei in fase di possesso palla, rischi di andare in inferiorità numerica sulle fasce, 2 contro 1. Poi? Allora cosa si fa? Ci si adegua, però quando la palla l'aveva il Bari poteva creare una superiorità di densità a centrocampo. La coperta può essere corta o lunga a seconda dei casi. Invece quando Nicola Berardi mi dice 4-3-3, 5-3-2, col 4-3-3 il Bari con Floriano a sinistra e Dursi a destra aveva praticamente impedito agli esterni di avanzare. Era una situazione di pareggio tattico? Un pareggio tattico figurativo, okay. E pareggio tattico numerale a centrocampo 3-3. Okay. E io avrei continuato, il Bari aveva pareggiato sul calcio sì. di rigore, poi è successo che è subentrato Simeri, si è tolto un uomo 4, dal centrocampo 4-2-4, si è ritornato in inferiorità okay. numerica al centrocampo. E il calcio si riconosce in questo calcio, Pasquale Bianco, quando giocava lei era un po' più semplice? No, più o meno, vabbè, era molto più semplice, anche perché c'era quasi la marcatura uomo quando giocavo io. Quindi una volta che eri il suo ruolo riuscito era? Alla destra. Alla destra, ok. Quando eri riuscito a scartarti il tuo avversario, diciamo che avevi abbastanza. Erano duelli individuali veri. Anche il passaggio era tutto molto più lento. Se noi andiamo a rivedere delle partite su YouTube, per esempio, Gianni Rivera oggi non farebbe manco un passaggio. Sarebbe aggredito, io sarebbe il aggredito, invece lui aveva tutto il tempo per ragionare. Però probabilmente Rivera, se fosse uno di questi tempi, sarebbe stato anche un po' più si veloce. Sarebbe insomma, adeguato. Un po' il mondo è tutto a un ritmo diverso. Con il cellulare oggi dobbiamo dare veloce, risposte immediate. Perfetto. Andiamo in pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme con il Biancherosso TV Sport, tra poco da Cristian Siciliani, ma abbiamo anche altre cose da proporvi. Caffè Crème è l'esperienza sensoriale che aspettavi. Caffè Crème Academy è accademia del gusto per appassionati, cultori, professionisti. Formazione certificata della prestigiosa tradizione del migliore espresso italiano e non solo. Non chiamarla solo Academy, è Caffè Crème. Caffè Crème Academy è in via dei Bucaneve M3 a Modugno Bari. www.caffecreme.it. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Devi avviare un nuovo cantiere? Devi far fronte a situazioni impreviste? Hai mai pensato di noleggiare per avere macchinari sempre all'avanguardia? Ora puoi! E per quanto vuoi! Per un giorno, per una settimana, per un mese! La SG Service Sud è leader nel settore edile, stradale e movimento terra. Concessionaria dei marchi Takeuchi, Dieci, Mosa, Compeir, Atlas, Simex. Offre servizio di assistenza e ricambi. Scopri di più! Vieni a trovarci a Modugno Bari oppure contattaci allo 080 537 5521 o visita il nostro sito www.sgservicesud.it. Pensa Hybrid, guida Suzuki,
L'ibrido del futuro è già qui. Tecnologia Suzuki Hybrid a 13.600 euro con tutto di serie. Solo da Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. City Moda è presente a Modugno e presso il parco commerciale Barimax. 12 ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Giocare, imparare, sperimentare, guidare, mangiare, bere, divertirsi e approfittare di offerte irripetibili su tutto il nostro parco auto. Ti aspettiamo al Moving Center di Bari in via Napoli 364, dal 6 al 12 settembre. www.autoclubshow.it. Eccoci insieme per la terza e ultima parte, ma saremo insieme per chi ci segue in diretta sino alle 15.30, quindi davvero una trasmissione speciale, ma diventerà quotidianità questo format in pratica, e quindi godiamoci insieme questi 20 minuti abbondanti di TV Sport con i nostri ospiti, Pasquale Bianco, direttore commerciale di Caffè Crème, e il tecnico Carlo Praier. Ieri è stata giornata di arrivi per il Bari, gli ultimi due, Aouar e Bianco, ma anche di un addio di un calciatore, Bolzoni, che ha voluto così salutare l'ambiente biancorosso con un post su Instagram. Oggi si fa così, insomma, non difficilmente si va a fare la conferenza stampa, ma ecco Bolzoni che ha postato una foto che lo ritrae nel giorno della festa promozione in Serie C con i Bari e scrive: esattamente un anno dopo il mio arrivo a Bari lascio con rammarico una città stupenda, un gruppo fantastico e una società importanti come Bari, orgoglioso di aver fatto parte della rinascita di una piazza che merita i migliori palcoscenici calcistici. Ringrazio tutte le persone facenti parte della società, tutti i tifosi, gli abitanti di Bari e soprattutto i miei favolosi compagni, sia della scorsa stagione che di questa. Quest'anno mi lascerà addosso tantissime belle emozioni che difficilmente potrò scordare. Non è un addio, ma un arrivederci. Forza la Bari. Firmato Francesco Bolzoni, che lo ricordiamo è andato a giocare nell'Imolese. C'è anche, a proposito di social, un post su Instagram sempre di Frattari, il portiere del Bari, che tornando un po' sulla partita persa contro la Viterbese, scrive: il dolore di ieri è la forza di oggi. La vita è per il 10% ciò che ti accade e per il 90% come reagisci. I vincitori non sono quelli che non hanno mai perso, ma quelli che non si sono mai arresi. Mi sembra un splendido messaggio da parte del portiere Frattari, che a mio avviso anche incoraggia a pensare positivo, perché questa è una squadra evidentemente che ha valori, che ha uomini in grado di, come dire, andare oltre la prima inattesa sconfitta in questo campionato, no? Nessuno se l'aspettava, però succede anche nella vita a volte. Forse è meglio che arriva subito, così poi le prossime le vinciamo tutte, andiamo dritti verso la meta. Allora, Carlo, tornando a noi, abbiamo detto che dal mercato sono arrivati questi due tipi di calciatori. Secondo te, per carità, tutto è perfettibile, quindi noi stiamo facendo una valutazione sulla rosa del Bari, ma la rosa del Bari è già una rosa abbondante, addirittura ha, se vogliamo, la controindicazione che sono tanti. Ma c'è un ruolo sul quale tu avresti agito nelle ultime ore di mercato? Ma io mi sono pronunciato, penso fra le righe, commentando il fatto che il Bari ha dato un segnale profondo come società scegliendo i centrocampisti. Io, a dire il vero, da tecnico non vivo il clima dello spogliatoio, non so bene tutto quello che succede, però da tecnico
un ritocchino difensivo l'avrei fatto. Se è stato chiaro, parli di un centrale difensivo, di un terzino? Ma io più un difensore basso esterno. Allora, torniamo da Cristian Siciliani, che nel frattempo si è spostato all'interno dello stadio San Nicola, perché tra poco avremo la Super Flash con il polacco Kupic. A te la linea, Cristian. Sì, Enzo, sono proprio all'interno dello stadio San Nicola, attendiamo Tomas Kupic. Ti do qualche aggiornamento riguardo Bianco e Agua. Allora, Bianco arriverà in serata a Bari e domani sosterrà il suo primo allenamento con i nuovi compagni. Per quanto riguarda Agua, si potrebbe aspettare un ulteriore giorno, potrebbe arrivare e raggiungere Bari domani in serata e quindi allenarsi con i nuovi compagni solo dalla giornata di giovedì. L'allenamento del Bari si svolgerà all'interno del San Nicola o la squadra andrà dove si allena oggi Bari? Ti vedo all'interno dello stadio, cosa vuol dire? Sì, io sono all'interno dello stadio perché alle 15.30, come detto in precedenza, è previsto l'arrivo dello staff e dei calciatori. Dopo il confronto con Cornacchini e con il club manager Matteo Scala ci sarà prima una fase video e poi, quindi dopo le 17, la squadra si allenerà al campetto dell'antistadio. E allora siamo pronti a tornare da te tra pochi minuti. Oggi intanto c'è stata la presentazione delle maglie della Pink Bari, un'altra squadra che ci sta particolarmente a cuore, disputerà il campionato di Serie A femminile, è stata ripescata, ma un ripescaggio anche meritato perché questa è una formazione dilettantistica pura che si confronta ormai con le corazzate del calcio italiano, perché in ambito femminile le grandi squadre hanno investito anche sulla loro componente in rosa. La Pink invece resta una squadra di puro dilettantismo ed è lì praticamente ad affrontare anche campionesse che abbiamo ammirato durante i mondiali. Oggi la presentazione delle maglie presso la presidenza della Regione Puglia, l'ha seguita per noi Roberto Maggi, vediamo le sue interviste. È un momento importante per il calcio femminile. La bella notizia è che ci saranno ancora una volta le Pink ad essere ambasciatrici di questo, di questa articolazione, di questo sport. L'altra notizia, l'altra bella conferma, è che sarete ambasciatrici anche della Puglia. Sì, diciamo che questo ci inorgoglisce, sono due anni che con We Are in Puglia e con Puglia Promozione abbiamo stretto questa partnership. Come ha detto il Presidente, siamo orgogliosi, ma questo ci porta anche un senso di responsabilità ed impegno che dobbiamo continuare a dare, a fare. Per l'appunto si avvicina anche la stagione sportiva. E quali sono le novità che ci dobbiamo aspettare per quest'anno? Ma come sempre è una stagione sportiva ricca di difficoltà, perché noi abbiamo iniziato a costruire questa squadra da tanto tempo, ma fino al 30 luglio non sapevamo se eravamo in Serie A e quindi insomma un po' di complessità di mercato l'abbiamo avuta. E la sensazione che si respira in questi giorni già dal ritiro è veramente un connubio in cui c'è subito un'unione di intenti, una grande voglia, le ragazze straniere sono venute con un entusiasmo dilagante che ha contagiato noi. In bocca al lupo. Grazie mille a tutti voi. Ed Isabella Cardone, responsabile tecnico della Pink Bari, avete visto le Pink con le maglie praticamente gli stessi colori della squadra maschile del Bari. Oggi è stata anche presentata al Comune il campionato italiano di doppio giovanile che si terrà presso il Circolo della Vela, ve ne parleremo diffusamente anche nelle prossime giornate. Intanto ieri non ho avuto modo di dare questa notizia, mi è arrivato un comunicato dell'associazione Bari in Testa che segnala difficoltà agli ingressi del San Nicola, in particolare in tribuna est, dove era aperto un solo varco e si sono formate delle file molto, molto lunghe, quindi insomma noi evidenziamo questo aspetto, convinti che la società saprà porre i ripari per premiare la sua tifoseria. 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta. Ricordo che siamo in attesa di ricollegarci con Cristian Siciliani con lo stadio San Nicola, dove tra poco parlerà il polacco Kupic. Vi ricordo ancora una volta che da venerdì fino a giovedì prossimo saremo invece live di sera, quindi dalle 20.30 alle 21.30 presso Autoclub, avremo anche la trasmissione domenicale di lì, insomma abbiamo un come dire, palinsesto che diventa già estremamente ricco grazie agli sforzi della proprietà, ma anche grazie al sostegno di sostenitori importanti
importanti come gli amici di Caffè Crème. C'è una telefonata, pronto? Ciao Enzo, sono Gigi da Bari, saluto gli ospiti. Ciao Gigi. Ciao Gigi. Niente, Enzo, infatti una domanda anche proprio per il Mr. Fryer, no? Io spero che Cornacchin faccia vedere tramite video anche gli orrori calcistici, parlando calcisticamente, che ha fatto proprio lui, perché è proprio l'ABC di Coverciano. Lui praticamente, quando Lopez ha rimpolpato il centrocampo con De Falco, lui che fa, toglie Schiavone e mette Simeri spaccando in due la squadra, praticamente abbiamo perso la partita. Cioè, dovrebbe far vedere anche questo. Io quello che mi chiedo, e faccio una domanda al Mr. Fryer, ma da due mesi, perché quest'anno Cornacchini ha avuto la squadra a disposizione dall'inizio del ritiro, perché la società è stata brava in questo, ma da due mesi che cosa è stata a fare? Cioè, non abbiamo un modo, non abbiamo il partner ideale di Antenucci, quindi lì Antenucci. Ma cosa è stato a fare in questi due mesi Cornacchini? Noi questo ci chiediamo. Grazie per il tuo intervento, però ne parliamo tra poco, perché vedo già pronto Cristian Siciliani con il suo ospite di oggi, il giocatore polacco Tomasz Kupić. A te la linea, Cristian. Sì Enzo, allora Kupić, ripresa degli allenamenti, avrete modo di confrontarvi anche con mister Cornacchini. Ti chiedo a mente fredda come analizzi quello che è stato il KO contro la Viterbese. Ovviamente, ciao, ovviamente sì, fra un'ora e mezza ci sarebbe incontro e vediamo quanto dura, e ovviamente oggi si parlerà, però credo con, cioè, oggi soprattutto per capire cosa è successo, e poi ci lavoreremo subito per ieri, perché non c'è tempo per perdere. Kupić, che idea si è fatto? Non ho capito. Dico, che idea ti sei fatto in merito poi a quella che è stata la sconfitta, forse anche in attesa del Bari in casa contro la Viterbese? Per adesso io aspetto quello che dirà mister. Ovviamente cosa è successo? Loro sono stati più bravi, soprattutto in ripartire. Sul quello abbiamo sofferto e abbiamo concessi tre gol, non praticamente uguali, però quasi in stesso modo, che non ci può succedere. Ti abbiamo visto in una posizione inedita, da esterno offensivo, esterno basso. Ti chiedo se è un ruolo che puoi ricoprire, come è andata, se è un ruolo anche che puoi svolgere in questa stagione. No, ovviamente in passato ci ho giocato come terzino destro, che mister l'ha messo là per prima volta. Come ho detto prima, che ci ho giocato prima in passato, e questo è così. Studio per una domanda a Kupić, poi lo liberiamo. Sì, la faccio fare a Carlo Pryor, una domanda, diciamo, in chiave tecnica. Ma è un ragazzo molto simpatico e ha detto di aver già giocato. Allora io gli chiedo una cosa da calciatore: come ti sei sentito, Kupić, quando sei entrato in un ruolo che hai fatto sì da ragazzo, ma tu sei stato preso per fare l'attaccante alto rispetto ai tuoi compagni difensori veri, quando hai indossato una maglia che generalmente spetta ad altri? Come ti sei sentito da calciatore? Ma io come non mi sento diverso. Ovviamente sono arrivato qua e da un mese e mezzo lavoravo come un attaccante esterno a centrocampo. Però lo dico non per dire, tu se sei giocatore professionistico non puoi aspettare che, difficile da spiegarlo, devi essere professionista. Se mister ti chiede a fare terzino destro, non che puoi arrivare all'allenamento con Musino e devi lamentare, ti devi impegnare lo stesso, e se scelta era questa ti devi comportare come professionista, devi accettarlo e basta, perché ci sono stati anche altri che non hanno giocato in questo ruolo contro Viterbese, sono stati in panchina, e cosa devono dire? Niente, è andata così, è andata male, ci guardiamo avanti. Volevo dire un'ultima cosa velocissima. Siccome ti avevo visto con la Paganese giocare molto bene in questi slanci verticali sulle fasce, quando il terzino si allargava sulla linea tu partivi già all'improvviso, mi sembrava ben studiato. Ecco perché mi sei mancato in quel modo.
Cioè, ovviamente anche abbiamo cambiato modulo, era molto diverso contro il Viterbese perché siamo partiti con 4-3-1-2. Scelte sono state fatte queste è così. La vita continua, sì. C'è la prossima, grazie, domenica contro i Rieti. Grazie Cristian, grazie a Thomas Kupitz, un ragazzo molto schietto. Bella persona. No, molto schietto e sincero. Certo, non è ancora smaliziato probabilmente, no, con le domande. Ha risposto, io le ho fatto una domanda, mi sono calato nel ruolo di calciatore, pur essendo allenatore, e lui ha risposto bene. Meglio non poteva. Ha risposto bene, esatto. Allora, 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Intanto in C, nel girone C c'è già un esonero riguardo una squadra proprio della provincia di Bari, perché a Monopoli, dopo la sconfitta per una rete a zero, hanno perso 2-0 a Pagani. A Pagani è stato esonerato Roselli, che peraltro è un ex giocatore del Bari. Al suo posto torna Scienza, che già lo scorso anno aveva guidato il Monopoli. Insomma, non è mai facile questo mestiere, tu ne sai qualcosa. Insomma, certo. Alla seconda giornata l'esonero dura da digerire. Diciamo che io sono in questo momento libero, free. Sei libero, ti candidi, va bene. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Voglio scherzare un po' con Pasquale Bianco. Grazie. Dopo una sconfitta, qual è il caffè ideale da bere? Che cosa consiglierebbe? Un caffè particolare che tonifica, scaccia il malumore, il cattivo umore? Sempre dobbiamo partire da un caffè a base arabica, che è il massimo che si possa gustare, perché lì trovi sapori, profumi e aromi. E diciamo che, per esempio, rimanendo in tema caffè crema, un buon orange, che è una delle nostre qualità di punta, che è un 70% arabica e un 30% robusta, ridarebbe tono, farebbe ripartire con slancio. Infatti, c'è una telefonata, pronto? Saluto gli ospiti, buon pomeriggio, sono Gennaro Baffoni. Ciao Gennaro. Carlo dice delle cose veramente fatte bene, è un tecnico preparato. Grazie. Penso anche l'ospite, penso che anche con Cornacchini va d'accordo, perché già dall'anno scorso hanno messo sulla croce questo allenatore che ha portato il Bari in C. A me dispiace molto che la piazza Bari si è fatta vedere, sentire molto male per questo presidente. Abbiamo voluto questo presidente, però lo stiamo facendo vedere il Barista di che pasta siamo. Una pasta veramente male. Grazie Gennaro. Questo è un messaggio che noi abbiamo lanciato anche alla fine della trasmissione. Capisco il malumore, capisco che la reazione istintiva è quella di disapprovare la prestazione della squadra, però le esperienze del recente passato devono farci capire che la cosa più importante nel calcio è avere alle spalle una società solida e ambiziosa. Questa a noi deve interessare, perché poi la società, se è solida ed è soprattutto ambiziosa ed è seria, ha più motivazione dello stesso tifoso a far bene. Quindi, diciamo, le nostre preoccupazioni, le nostre riflessioni credo che siano amplificate all'ennesima potenza all'interno della società biancorossa. Quindi le lezioni del passato devono servire a qualcosa oggi, fermo restando che la disapprovazione, fischiare, ci può anche stare dopo una partita persa e persa anche male, ma bisogna voltare pagina e pensare che chi decide le sorti del Bari ha investito anche dei danari e quindi ha più motivazione rispetto a noi stessi che amiamo il Bari a fare qualcosa di importante. Non credo che stiano lì a girare i pollici, loro credo che stiano facendo profonde riflessioni, più delle nostre, rispetto a quello che è accaduto l'altro giorno contro la Viterbese. C'è un'altra telefonata, pronto? Buonasera, un saluto agli ospiti, ciao Enzo. Ciao. Enzo, io volevo ribadire due punti per me molto importanti. Il primo è quello che giustamente dici tu, che noi come tifosi non dobbiamo già discutere le nature, perché questa volta abbiamo una società veramente seria e persone che sono competenti, quindi chi meglio di loro possono capire se l'allenatore è adatto o no alla squadra. Un altro punto molto importante, io mi riferisco a ciò che diceva il mister prima. Sì. Dai gol presi, come diceva il mister,
complessi comunque sono giocatori di esperienza che non possono prendere certi gol, tipo non pressare il portatore di palla, specialmente sul secondo gol. Quindi l'allenatore lo possiamo discutere sui ruoli, sui moduli, però ci sono stati anche degli errori individuali dei calciatori, almeno come l'ho vista io. Grazie, attendo una risposta. Allora, lui ha detto delle cose giustissime. Allora, facciamo un riepilogo riassuntivo molto veloce. Diamo il credito che merita questa società. Sicuramente se non una società non solleva dall'incarico un allenatore, vive lo spogliatoio, vive il campo, lo vede lavorare insieme allo staff, vede la qualità del lavoro, vede la qualità della proposta, vede soprattutto la qualità dell'impegno, come motiva i giocatori. Quindi se Cornacchini non è stato messo in discussione, ma la società, l'ho detto all'inizio della trasmissione, ha preso dei giocatori, ha puntato dritto, il segnale è stato forte, manchiamo lì. E quelli che dovevano giocare lì devono farsi un esame di coscienza. Allora io parlo di in generale, ci sono stati degli errori di conoscenze individuali oltre che di reparto. Ripeto, non posso pensare che Cornacchini non abbia detto siate aggressivi, cercate di contendere la palla nel più breve tempo possibile, acquisitela, se non riuscite mantenetevi dietro la linea in compatti e ben organizzati. Si può anche spaccare, ho detto, la linea di difesa, ma certi movimenti vanno, cosa intendo dire? Un giocatore viene della difesa, viene a sopravanza, spacca la linea, non è più allineata, il giocatore come Costa deve sapere in che posizione si trova. È stato chiaro. L'ultima sì. Cosa che volevo dire, e poi ci sono anche delle situazioni che mi hanno imbarazzato e sono quelle in cui ci sono le coperture preventive, non ne abbiamo parlato. Ovvero? Cioè prevedere prima cosa sta potenzialmente per accadere. Amli, nel momento in cui Costa perde la palla, deve anche pensare che può dare copertura al compagno. Invece se è stato un allineamento pazzesco, palla lunga, velocità naturale. Non a caso superiore, va bene. Allora 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Ne abbiamo in sospeso un'intervista che non abbiamo mandato in onda ieri, del dopo partita, che riguarda Neglia. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. Sinceramente credo che la squadra nei primi 45 minuti ha fatto molto bene, purtroppo non siamo riusciti a fare gol e quello è quello che ci è mancato di più. Poi abbiamo preso gol su una ripartenza dove successivamente c'è stato un calcio d'angolo e insomma abbiamo preso gol un po' così. Sicuramente dobbiamo migliorare, lavorare tanto e essere un po' più attenti in alcune circostanze, però senz'altro quando una squadra deve vincere ha maggiori responsabilità e quindi ha un peso maggiore rispetto alla squadra che viene a San Nicola, ha le motivazioni altissime perché è uno stadio che di altri palcoscenici, quindi giocare sulle ripartenze poi risulta sempre più facile in quanto poi c'è più profondità e più possibilità di cogliere la squadra in casa, in questo caso noi, insomma la sprovvista, però non dobbiamo vedere tutto nero perché sennò insomma ci tagliamo le gambe da soli. Io cerco di dare sempre il massimo ogni partito, ogni allenamento e onorare il mio lavoro, la piazza e la maglia, e insomma questo è quello che mi sento di fare e dire. Poi si può vincere, si può perdere, si può pareggiare. Mi comunica Carlo Praier che la Viterbese nell'ultimo ore di mercato ha venduto Van de Putte, che sì. bravissimo. Stato in campo l'altro, la mezzala più propositiva e molto bravo. Sì, l'avevo notato. Allora siamo addirittura d'arrivo proprio in 30 secondi a Pasquale Bianco, chiedo, abbiamo parlato dell'Academy di Caffè Crème, in cosa consiste e cosa bisogna fare per accedere a quello che può essere anche un'opportunità professionale, certo, importante. Certo, diciamo che l'Accademia è rivolta sia ai professionisti e quindi a coloro che svolgono l'attività di barista per potenziare le loro conoscenze e per poter utilizzare un diploma che arriva direttamente da Londra per una ricerca più consona e per accreditarsi maggiormente in fase di ricerca lavoro. Dove si tengono questi corsi e quando si tengono? Presso la nostra struttura che è la Torrefazione Caffè Crema Modugno. Ci sono dei calendari sul nostro sito. Il sito è liscio www.caffecreme.it, perché Caffè Crème in francese quindi dobbiamo dire sopra, infatti, per il sito Caffè Crème. In più sono aperti anche dei corsi per il pubblico
che noi abbiamo chiamato Coffee Experience, un'esperienza sul caffè, per poter in 4 ore avere un bagaglio culturale tale da poter capire in quale bar andare a prendere un caffè buono o meno. I sommelier del caffè. Diventare sommelier del caffè, giusto. Esattamente. Grazie caro Prayer, grazie a Pasquale Bianco. A lei e noi ci troviamo Calabari domani sempre insieme con il Bianco e Rosso TV Sport. Ciao. Got a feeling.